maternità di Romena è un porto di terra dove viandanti di tutta Italia vengono per cercare un po' di pace interiore e un po' di silenzio e un abbraccio con gli altri. La fraternità è nata nel 1991 dall'esperienza di un sacerdote, Don Luigi Verdi, che a un certo punto della sua vita ha sentito il bisogno di rimettersi in discussione. Quindi è andato via un anno, ha fatto delle esperienze di vita nel deserto, in Bolivia, e quando è tornato aveva quest'idea: ripartire dalla sua crisi personale per dare una mano alle persone che in un certo momento della loro vita sentivano che qualcosa non funzionava, che andava riattivato. E quindi io, che lo avevo già conosciuto prima di questo suo momento di difficoltà, ho sentito che c'era un respiro di autenticità in quello che lui andava a fare a Romena e mi sono aggregato volentieri in questo viaggio che 23 anni dopo continua a appassionarmi tantissimo. La nostra fraternità è molto larga, ci sono alcuni collaboratori più stretti, siamo una decina di persone, poi ci sono delle persone che tutti i fine settimana ci vengono a dare una mano per permetterci di realizzare tutte le nostre attività. E poi abbiamo migliaia di viandanti che vengono quando lo ritengono necessario, quando ne hanno voglia, e allargano continuamente questa rete, arrivando a Romena da tutte le parti, ma anche da tutte le età e da tutte le condizioni. Romena vuole essere un luogo aperto, un luogo che fa respirare le persone, quindi questo respiro di libertà è un po' la sua credenziale maggiore. La nostra attività è molto varia, ci sono dei corsi che si svolgono il fine settimana dal venerdì alla domenica, secondo un itinerario legato al percorso del figlio prodigo. Il primo corso è: il figlio prodigo rientra in se stesso, quindi questo bisogno in questa società caotica, folle, in questo diluvio di parole, di rientrare un po' in se stessi. Il secondo corso invece è di cercare un abbraccio alto, di cercare quindi quel respiro di infinito di cui sentiamo fortemente il bisogno. E il terzo è fare casa, cioè dopo aver individuato queste cose, riportarle nel nostro ambiente e farle fertilizzare, farle fruttificare lì. E poi intorno a questo ci sono tante altre attività, gruppi che si muovono dietro degli interessi, famiglie, gruppi biblici, un gruppo molto speciale di genitori che hanno perso i figli e che sentono in questo ambiente rispettata il loro dolore e anche la voglia di camminare intorno a questo dolore. E poi incontri con personaggi, testimoni speciali del nostro tempo che si ripetono ogni domenica e che hanno dei momenti centrali a luglio e settembre, quando ci troviamo veramente in tanti, 600-700 persone, per fare un cammino insieme allargato. E infine abbiamo una casa editrice che prova, attraverso i libri, attraverso le riviste, a raccontare il nostro percorso e a permettere a chi è lontano di sentirsi più vicino. La nostra fraternità ha avuto il suo primo spazio nella canonica della Pieve Romanica. Da qualche anno abbiamo la disponibilità della fattoria di Romena e della vecchia stalla. Sono locali che stiamo ristrutturando e ci abbiamo realizzato una libreria, un punto ristoro, una possibilità di allargare la nostra accoglienza per le persone che rimangono a dormire. E poi il nostro prossimo obiettivo è realizzare un auditorium da 300 posti per ospitare i nostri incontri, concerti, momenti di condivisione insieme. Secondo me l'Italia che cambia è un'Italia invisibile ma reale. È l'Italia non dei grandi numeri ma delle persone, dei gruppi, delle associazioni che non vengono rappresentati normalmente, che voi rappresentate, ma che esistono e che ci dimostrano quello che dice Italo Calvino nelle città invisibili, e cioè che non bisogna pensare che c'è solo inferno, ma che c'è anche una possibilità di allargare gli spazi di bene, di paradiso che esistono e che sono poco rappresentati. L'Italia che cambia rappresenta questi spazi di bene che devono essere più condivisi. Se condivisi, se la gente sente che davvero esistono, possono ancora allargarsi. Sarà l'inizio vero di un'era d'amore e musica.